non poteva mancare una delle regine dei playback, Drieli però. Drieli è venuta a prestigiare questa magnifica serata di Naomi Angel. Drieli che è conosciuta per il playback, famosissima. Cosa da dire riguardo al tuo mondo artistico? Grazie Lini, grazie, buonasera a tutti. Allora, del mio mondo artistico sono veramente contenta perché facendo tanti spettacoli a Genova, non soltanto nel mondo LGBT ma come altri arti locali a Genova, sono molto soddisfatta. E stasera sono anche contenta perché sono venuta a prestigiare la Naomi, come ogni anno, felicissima, faccio gli auguri a Naomi, ti voglio bene, con i tuoi pregi, con i tuoi difetti. Bacione, dai, ti voglio tanto bene. E per le aspiranti e altre ragazze del mondo dello spettacolo, che consiglio hai da dire a loro? Allora, praticamente per lo spettacolo, per le mie, diciamo così, le mie colleghe, io cerco sempre di dire, non devi sempre cercare di imitare l'altro, cerca sempre di mettere qualcosa di tuo, è quello che fa spuntare di più te delle altre, nel senso, io quando faccio i miei playback, le mie cose, prendo qualcosa dell'artista che la sto interpretando, ma di solito metto sempre qualcosa di mio, quello dà quello pizzico di fantasia che fa piacere a tutte vedere. Una cantante che ti ispira a fare il suo playback? Allora, di solito Whitney Houston, ma per gli ultimi anni la Jennifer Hudson mi piace molto, quindi adesso mi sto specchiando sempre in Jennifer Hudson, che mi piace tantissimo. Lascio un messaggino per Naomi Angel. Nah, lo sai, mi conosce tanto, non so più cosa dirti perché ogni anno ti dico le cose belle e le cose anche brutte che penso, però te sei speciale, ti voglio tanto bene, mi piace che quello che pensi lo dice e ti voglio tanto bene. Spero di ogni anno ti faccia queste feste meravigliose con tutte noi, lo meriti sempre, sempre di più. Bacio Naomi Angel. Abbiamo avuto l'onore di fare l'intervista a Drieli però. Grazie, grazie mille Drieli. Grazie.